Pensate, nel 1617, vuol dire 400 anni fa, praticamente ideò il volontariato, perché c'era stata una famiglia che stava male, stava morendo, allora i parrocchiani incitati da lui andarono, portarono tanta roba, però ecco, era tutto disorganizzato e siccome era una persona di grande intuizione disse no, non si fa così. Allora organizziamoci, saranno dei gruppi che a turno faranno cose e seguiranno questa famiglia. E così sorsero, che cosa? Le conferenze di San Vincenzo, che poi divennero Dame della Carità e di cui oggi noi siamo volontariato vincenziano di San Vincenzo. Quindi questa è la nostra... Allora, si è arrivati ad un periodo che ci ha messo in grande difficoltà. Perché? Perché il volontariato faceva strada. E da allora ci accorgevamo che diventava sempre più difficile, no? Lavorare in silenzio, senza clamore, ed anche non avevamo più quella capacità di interventi che in incisività che invece era necessario, vista la situazione. E da allora che cosa si decise? Pensate che il motto di San Vincenzo era non sappia la destra quello che fa la sinistra. Fu veramente una grande e importante decisione. Però noi pensiamo che tutto sommato, visto i tempi, San Vincenzo sapeva leggere il segno dei tempi, era il caso di uscire allo scoperto. Ed allora ci siamo iscritti al volontariato, non solo, ma abbiamo preso viva parte a tutto quello che è stata, diciamo, l'evoluzione del volontariato appunto con la legge. Ecco. La legge 296, quindi siamo stati alle varie diciamo, assemblee regionali, siamo stati eletti, abbiamo fatto parte dell'osservatorio regionale che adesso è sparito, non c'è più, pare che non esista più neanche nel nazionale e quindi piano piano siamo andati avanti. E siamo stati anche, diciamo, e qui lo sa anche Farro, siamo stati nel comitato promotore del centro di servizio, va bene, e allora poi piano piano ci siamo evolusi, abbiamo seguito l'iter, si è arrivato al centro di solidarietà e non li abbiamo ancora abbandonati, perché oggi abbiamo una nostra volontaria vincenziana che è Lucia Parette, eccetera, che è direttrice appunto della scuola. Allora, sto per finire. E abbiamo il tempo che è passato, loro immaginano da 50, insomma, io ho 60, 86 anni, non è un anno. E sono ancora attiva, E sono ancora volontaria attiva. Allora, comunque ne ho visto di acqua passare sotto i ponti, quante cose sono cambiate. Soprattutto la società, veramente oggi a guardarla viene un po' insomma dispiacere, ecco, la preoccupazione. Ecco, però adesso devo dire una cosa, che vedendo davanti a me tutta questa gente, tutti questi volontari, giovani e meno giovani, che ancora oggi danno tutto il loro tempo, la loro disponibilità, con entusiasmo, con abnegazione, ebbene, bene, allora non si può essere pessimisti, Dobbiamo essere ottimisti, quindi viva il volontariato e viva anche noi volontari, va bene.